di queste conferenze, di queste cose, soprattutto quando si ritorna, poche volte diciamo che si ritorna, è l'aspettativa che si crea, che inevitabilmente poi quando c'è tanta aspettativa dopo c'è tanta delusione, perché non è bene proprio così liberarsi la mente di quello che può essere, che si può aver sentito, che si può aver pensato di aver capito, e accoglierla così come viene, come riprova di quanto siano vive le piante, ecco, non nulla di più, non c'è niente di misterioso, di magico, di cose dietro, anche se la musica può essere magica, ma tutta la musica può essere magica, perché se uno ascolta un concerto di Bach è magico, cioè se uno ascolta certi pezzi scritti da Mozart sono magici, e così tante altre cose. Ecco, la musica dà sempre un senso di, qui abbiamo un artista che suona l'arpa, perciò può che valorare questa tesi. Ecco, dietro la musica c'è sempre un qualcosa di magico. Questo perché, se poi uno ha la sua chiave di lettura, indubbiamente, perché la musica è vibrazione, la musica è movimento, e le vibrazioni, noi, il nostro corpo, che è fatto per la maggior parte di acqua, assorbe queste vibrazioni, cioè le sentiamo, le facciamo nostre. Facciamo nostre non solo diciamo così, con l'apparato uditivo, ma arrivano per vibrazione ossea. Esempio, si dice che si può non vedere, uno schiude gli occhi e non vede, ma non si può non sentire, perché uno, anche se si chiude le orecchie, però comunque le vibrazioni arrivano. E soprattutto le vibrazioni quelle così intense che non arrivano attraverso l'apparato uditivo. Di questa specie fanno parte le vibrazioni che emettono le piante. Ecco, noi oggi avremo l'occasione di sentirle, anche in modo esplicito, queste vibrazioni, che però non è che senza questo apparecchio non si sentono, no, assolutamente. Noi le percepiamo attraverso altri sensi, ad esempio la vibrazione ossea e la vibrazione dei liquidi del nostro corpo. Questo può spiegare il perché si sta così bene nella natura, al contrario di stare in una piazza cittadina dove c'è del traffico, eccetera. Insomma, sì, non è solo l'aspetto del stare freschi della vista, anche la vista, il colore verde è un colore fondamentale della nostra vita. Però sono proprio queste vibrazioni che noi percepiamo, più che sentire, che ci fanno stare bene. Ecco, detto questo, che un cappello che c'entra poi giusto anche con la musica delle piante, dove inizia Voci di Piante? Inizia una dozzina d'anni fa, quando girare tra le varie situazioni borderline, quindi per esempio io sono. Mi piace molto fare cose particolari, sperimentare, mettersi in gioco, capire un po' il senso, cercare, non cercare di capire il senso della vita, il senso dell'esistenza, eccetera. Ecco, durante questa ricerca, questo andare per luoghi strani, siamo imbattuti, io e la mia di allora moglie, in una comunità che è nell'Alto Piemonte, sopra Ivrea, nella località di Damanhur. È una comunità esoterica dove fanno ricerche esoteriche, fanno cose abbastanza anche strane, insomma. E loro avevano questo apparato e facevano sperimentazione con questa musica delle piante. Noi ce l'hanno fatta sentire, l'abbiamo sperimentata, sentita in un bosco, non era una pianticina come questa, che era collegato a un castagno enorme,
E è stata una cosa straordinaria, una cosa incredibile, proprio ci ha preso il cuore, ci ha preso la mente, ci ha preso tutto. L'idea subito che ci è venuta, non può essere che una cosa così bella, così importante, debba rimanere relegata in una comunità tra poche persone, tra poche decine di persone che ne possono usufruire. Bisogna per forza portarla in giro, portarla. Giro per l'Italia, giro per l'Europa, poi dopo sì, questi 12 anni abbiamo fatto concerti in tutta Italia, ma anche in Germania, in Spagna, in Svizzera, varie parti d'Europa. E ecco, noi abbiamo insistito finché non ci hanno venduto una loro macchina, questa non è una macchina che si trova in commercio, e le costruiscono, le avevano costruite, loro ce ne hanno costruito una apposta per noi che ci hanno venduto e da lì. Era il 2001, 2002, adesso 2002 direi, e da lì è iniziata l'avventura di Voci di Piano. Inizialmente con tanta perplessità verso chi dove la portavamo, verso chi ci approcciavamo, perché sono passati solo 12 anni, ma la mentalità è molto diversa, ecco, se andiamo ai 50, ancora di più, ma anche solo 10-12 anni fa. L'apertura mentale che c'è non c'era ancora e allora si è visto un po' come degli stregoni, ecco, per intendere. Non c'è niente, dicevo prima, non c'è niente di straordinario, perché questa macchina, questa sopra, come funziona? Legge attraverso quei due sensori, io ho attaccato le foglie, uno rosso e uno nero. Legge la resistenza che c'è nel circuito linfatico della pianta. E dentro la pianta c'è la linfa, naturalmente si muove, muovendosi questa linfa muove le cellule linfatiche che sono al suo interno, queste cellule muovendosi creano una resistenza diversa, un'impedenza diversa. Questa macchina legge questa resistenza e semplicemente con un chip di conversione, così me l'hanno spiegato, io non sono un elettronico, perciò. Ci vado sempre piano, spiegato come me l'hanno spiegato, questo chip di conversione trasforma gli ohm in hertz, gli ohm è la misura della resistenza, in hertz che è la misura della frequenza. Ecco, dopo trovati gli hertz c'è già la musica, perché viene creato un segnale MIDI, con quegli hertz è ripassato un espander e è creata la musica. E come l'esempio così classico che faccio sempre per a capire com'è, insomma, è come fare l'elettrocardiogramma uguale, stessa precisa identica cosa, solo che invece di avere in output un pennino che scrive su un foglio di carta, in output c'è un segnale MIDI che passato a un expander, più alle casse, eccetera, fa della musica, però il funzionamento è identico, elettrocardiogramma o elettroencefalogramma, non cambia niente. Ecco, da non confondere con quello che viene fatto con l'ecodoppler, cioè noi non sentiremo il movimento della linfa, ma sentiremo la conversione della resistenza che c'è nel circuito linfatico. Perciò gli esempi proprio che c'è reale nelle vite persone è la differenza tra quello che è un ecodoppler e quello che è un elettrocardiogramma. Ecco, detto questo così per iniziare così, io ho cercato di tenerla anche lunga, normalmente la faccio sentire prima, la musica di piano, dopo lascio sotto mentre si parla, perché fa un po' fatica a suonare questa pianta, ma se poi dovesse veramente fare fatica interviene mia moglie con un massaggio alle radici che automaticamente parte. Sì, fa veramente fatica, però basta sì, stimolarla un attimo. Io sento sul volume, vedere. Sono delle situazioni che veramente non suonano, il perché ci sono delle chiavi Questo è così, diciamo, perché non ha mai suonato, cioè, se
a caso che comincia già ad avere più confidenza col suono, comincia ad avere delle risposte un po' più melodiche. Normalmente suonano molto bene, hanno un loro senso anche compositivo, questa melodia. E infatti il fatto che suona, dico sempre, non fermarsi, però naturalmente si ferma. Il fatto che suona non è niente di straordinario, non stupisce, non deve stupire, perché è semplicemente una cosa tecnica, una lettura di una resistenza che è trasformata in frequenza. Quando non si riesce a fare questa lettura è perché o va troppo forte, va troppo veloce, ma non è questo il caso, il veloce può capitare fuori, certe piante che hanno un giro linfatico molto veloce, va oltre la scala del visibile, diciamo, della macchia, e non si riesce a fare la conversione. In questo caso è perché va molto piano o perché, diciamo così, può dormire, verso sera ha bisogno di riposarsi, quando si rallenta la circolazione linfatica, o perché semplicemente raccoglie la linfa alle radici, a volte anche per paura, avvicinandosi in modo brusco, avvicinandosi con del fuoco, per esempio, alla pianta, eccetera, con l'intenzione di poter far del male, loro leggono, leggono quello che gli capita intorno. In questi 12 anni di uscite ne ho viste veramente di tutti i colori, delle esperienze incredibili con le piante. Quando dico che la pianta comunque sta leggendo tutti noi, tutti quello che sono le nostre, non il pensiero, ma le emozioni. Le piante si rapportano agli esseri umani attraverso il piano emotivo, non leggono pensiero, cose del genere. Leggono l'emozione, che viene ancora prima del pensiero, quella parte così leggermente antecedente alla forma pensiero. Leggono l'emozione che viene diciamo così, espressa dalla persona. Ecco perché si dice di quelli che hanno il pollice verde, no? Che hanno piante in casa, sono tutte belle, stanno bene, perché quando si rapportano le loro piante hanno delle emozioni positive, che si alzano al mattino, le vanno a toccare, le vanno a pulire, gli parlano: oh, ma come sei bella oggi, guarda, che hai buttato. Ecco, le piante, leggendo queste emozioni, chiaramente vivono bene, prosperano. Contrariamente a chi le ignora completamente, le prende solo perché c'è un angolo vuoto che ci sta bene una pianta di un certo tipo, ce la mette lì, non la guarda mai, non dice mai niente, eccetera, che senso ha che questa pianta sia rigogliosa e che viva? Non ha senso, a meno che non sia una pianta a sua volta particolare che non voglia questo, cioè che voglia essere, tra virgolette, lasciata stare. Ma normalmente sono abbastanza attente alle emozioni che vengono lanciate verso di loro. Poi la cosa brutta, bella, come si vuol leggere, è che si abituano alle carezze, si abituano naturalmente a suonata finché era stimolata, finita di essere stimolata non suona più, ovviamente. Vuole tornata a stimolare. Già che qualcuno venga a fare due coccole alla pianta, anche se no non è. Ce l'avevo io. Vediamo un po' cosa succede. Ma lei ha detto che quando si avvicina col fuoco, comunque sì, con dei problemi che abbiamo noi contro questa pianta, o non so, facciamo. Beh, no, non che cosa abbiamo, succede? No, non problemi che abbiamo noi contro questa pianta, contro il pericolo che ha la pianta. Pericolo che lei possa, che cosa succede? Raccoglie la linfa alle radici e si ferma.
si non ferma, suona più. Non suona più, perché raccoglie l'infra legge, non c'è più circolazione linfatica e non... E stimolandola si deve muovere solo. E stimolandola vuole, sì, toccandola, sì, riprende a fare la sua circolazione linfatica. E guardate, è successo, vi racconto un paio di episodi, tanto per dire che la forza, la potenza che hanno questi piani. Noi in un incontro di questo tipo a Bologna, eravamo in una fiera dove c'erano varie persone che esponevano, quello che chiamo, il supermarket della spiritualità, cioè dove c'erano ognuno. Aveva il suo banchettino, ogni credo, pseudo credo, aveva la sua cosa, presentava le loro cose. Ecco, era dal mio punto di vista, poi dopo che le bianche e le piante le sentono, quello che era un spettacolo abbastanza deprimente, perché non c'era quell'apertura mentale in cui tutti credevano che tutto fosse valido, tutto fosse vero, ma c'era una chiusura mentale tale dove tutti credevano che solo il loro fosse vero. Ecco, qualunque pianta che abbiamo attaccato in quella situazione non ha suonato. E ho fatto la conferenza mattino completamente senza la musica delle piante e al pomeriggio attaccata, non assolutamente suonato. Ci eravamo portati anche dietro da casa una pianta, abbiamo provato a far attaccare anche quella, assolutamente no. E cambia delle volte proprio che non ne vogliono sapere, diciamo, un'altra volta che ci è capitata la stessa cosa, ma lì la pianta non so, la macchina non ha funzionato, comunque la pianta non ha suonato. Eravamo a Barcellona, in una cripta di una chiesa, se non ricordo bene, insomma, anche noi della chiesa, ed erano stati invitati degli alti prelati della zona, insomma, c'erano i responsabili dei francescani della zona, una cosa. Guardi lì. La pianta non ha assolutamente suonato. Ecco, il perché ancora ci fosse, non lo so. Comunque, in certa situazione di fastidio, dove la pianta risente qualcosa di fastidio, il fastidio può anche essere semplicemente uno di persone che non ci credono, ma non che non ci credano. Non credere una cosa perché sì, gli scettici, quelli che ci credono, credono che la pianta si relazioni dal punto di vista emotivo, ci può anche stare, insomma, se uno non ha mai avuto esperienze di questo tipo. No, proprio chi è scettico, che quelli che pensano che comunque ci sia sotto un trucco, di sotto un inganno, cioè, ci sono, no, quelle persone che assolutamente non accettano nessuna tecnologia né niente. Ecco, a fronte di queste cose qui le piante non smettono di suonare. È capitato una volta a Madrid, così, una situazione di quel tipo lì, ma lì era appariscente chi era persona. Infatti dopo 10 minuti di fatica, eccetera, così, questa persona, senza dire niente, tutto si è alzato su, è andato fuori, è andata via, è andato perché chiaramente, insomma, quel chiacchi, chi non gliene frega niente, fa fatica a star lì, perché non fai più paraccia, gli stacchi anche a ferro. Cioè, a un certo punto è andata su, è andata via, la pianta, così è così, ha cominciato a suonare, a suonarsi, eccetera. Ecco, ci sono, veramente, ho assistito a degli episodi in questi 12 anni, perché ultimamente ne sentiamo già poco, quest'anno naturalmente la prima uscita, ne faremo due o tre, in autunno, perché ho cominciato a fare un mestiere che assolutamente da aprile ad ottobre non riesco ad andare in giro, perché insomma, è il mio momento più chiaro che ho dovuto dire di no a tante situazioni, ma fino a 3-4 anni fa facevamo una cinquantina di uscite all'anno, 50 tutte l'anno, perciò tra 12 anni. Poi ecco lì c'è il bigliettino da visita con il sito, io a parte delle spiegazioni che ci sono, ma c'è il sito internet, se l'andate a vedere ci sono ogni uscita che è stata fatta, sono state fatte le foto, sono state fatte le documentazioni, vedete che ne sono state fatte tante, ecco 300, 400, 500 uscite, magari già le abbiamo fatte, perciò abbiamo assistito veramente a di tutto di più, ecco. Le piante ad esempio sentono tantissimo il dolore, che come anche la,
diciamo così, la felicità. Con intorno una situazione di felicità hanno un suono comunque molto armonioso, molto, molto felice, molto sereno. Nelle situazioni di dolore hanno veramente un suono cupo, suono lugubre. Comunque sempre un suono, perché come dicevo prima, il fatto che suoni non stupisce, stupisce il fatto che suoni bene. Diverso se davanti al pianoforte mi ci metto io o ci si mette un pianista. Io schiaccio dei tasti a casa, chiaro, suona il pianoforte, suona. E anche là, invece io comincio a tirare delle corde, qualcosa non lo tiro fuori. Però uno sa suonare, si tira fuori delle melodie compiute. Ecco, lì tira fuori delle melodie compiute. In tutti e due i casi, sia che stia bene sia che stia male, però è chiaro che Mozart ha scritto la marcia alla Turco come ha scritto il Requiem. Sono due musiche completamente diverse, ecco, la piandoli a fronte di situazioni di dolore, di stress, di chi è vicino, eccetera, è veramente molto. È un disastro, perché quando suonano solo toccandoli così dopo si abituano veramente, come basta che non si avvicina, come i cagnolini, no? La carezza come tiri via la mano e viene lì sotto col muso, poi per dire beh smetti, questa si accorda, è veramente. Sì, insomma, è messo un po' così, diciamo la verità. Come? E tua? Sì, sentiamo. Suona lo stesso, anche se non la tocchi. Forse? Beh sì, no. il toccarlo, diciamo che c'è una reazione più immediata nel toccarlo, no? Però suona anche solo indirizzandogli comunque il pensiero, perché vedi, percepisci questa emozione, soprattutto nelle piante d'alto fusto. Lui c'è stato una volta a fare un concerto sotto. Sì, forse il telefono. Eravamo a fare un concerto in un parco e c'era un pioppo molto alto. E naturalmente la gente veniva mentre a suonare, abbracciava la pianta. Insomma, e a un certo punto una ragazza, la persona, insomma, si è messa a danzare, insomma, a fare delle rotazioni. E che si deve questa pianta proprio che seguiva questa rotazione, cioè aveva il suono, era un suono circolare che andava su, Ecco, poi toccando naturalmente si arca, insomma, si arca. Io qui c'ho dei LED, oltre alla musica c'è anche dei LED che segnano il passaggio teorinfatico, quando si ferma si blocca immediatamente. Ecco, questa diciamo che suona abbastanza bene, cioè, ci sono dei posso sentire dei pezzi, ma già l'altra volta mi sembra che le piante aromatiche sono basilico, sono molto, vanno molto forte, vanno. E noi avevamo fatto una ricerca con una naturopata lì di Bologna, le nostre parti, e che lei ha delle coltivazioni di erbe aromatiche. Ora abbiamo fatto una comparazione tra
le proprietà fitoterapiche delle erbe aromatiche rispetto al tipo di musica che producevano. Ed è impressionante perché c'è una diciamo così, un'assonanza perfetta. Cioè il tiglio, per dire, che serve fare le tisane per calmarsi, è una musica rilassante. La betulla che fa le tisane attivanti è una musica attivante. E abbiamo registrato dalla bella donna all'Arsenio Rosselli, che è veramente una musica mortifera. Cioè, poi c'è da dire che le vibrazioni comunque contengono queste proprietà che hanno le piante, che è, e poi il concetto che il signor Bach ha messo nei fiori di Bach, non saranno tutti di voi. Ecco, i fiori di Bach sono proprio un passaggio vibrazionale dal fiore all'acqua. Passandoli al sole passano queste vibrazioni e gli danno questa proprietà. Ecco, la musica è la stessa cosa, però molto 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 minore. Forse se uno ascolta 24 ore al giorno l'arsenico, forse può arrivare ad avere uno svenimento, non credo che possa morire, insomma. Però sì, che mi hanno fatto questo CD, che poi sicuramente è stato fatto alcuni anni fa, e non è più stato riprodotto, non ne abbiamo più. Ecco, lì ci sono delle registrazioni di musica di piante, varie piante, sono di cui diverse dall'altra, se poi qualcuno sono autoprodotti, non so. Se poi qualcuno è interessato, dopo le copie anche prendere. Domande? Sì, il messaggio che ti riferivi al sì, il fatto del ecco, questo è una cosa, alcuni anni fa avevamo notato una cosa particolare del mondo verde, che a un certo punto si era messo a suonare tutto nella stessa tonalità, anche se non è proprio una tonalità, perché la musica delle piante è una musica modale, non una musica tonata. Adesso qua non so quanti di voi sono così addentro alla musicologia da poter capire queste differenze, non credo. Già anch'io faccio fatica, però insomma, la musica, diciamo così, modale era la musica in cui componevano i greci antichi, erano le vibrazioni che i greci, i filosofi dell'antica Grecia, usavano per tenere in armonia il corpo con ciò che le circondava. Ecco, filosofi dell'antica Grecia che non erano i filosofi moderni o quello che ci vogliono così, che ci raccontano i licei, eccetera. I filosofi dell'antica Grecia erano degli spiritualisti, erano dei maestri, erano avevano delle scuole iniziatiche, non erano solo filosofi, così comunque possono essere filosofi attuali. Ecco, loro usavano questo tipo di musica per tenere in diciamo così, le persone in armonia con ciò che le circondava. Ecco, usavano dei modi diversi anni fa. Portiamo la tonalità, così insomma è più facile. Ecco, usavano degli accordi diversi. Una volta suonavano la mandindo, a volte il re, a volte si bemolle, insomma così. A un certo punto si sono messe tutte ad usare un modo, che si chiama un po' friso, che in pratica è il La maggiore, e il La maggiore, il La è quella nota che viene usata nella musica terapia per calmare le angosce, per placare le angosce, per rilassare. Infatti il tono del telefono, quando si alza il telefono, è un La, perché stare in attesa con la sotto diverso, che non sta con un'altra nota. Ecco, questo cosa è stato? Poi ognuno dà la sua chiave di lettura, assolutamente non voglio né convincere nessuno né portare nessuno sulle stesse mie risultanze. Ecco, è stato nel periodo in cui morì Papa Wojtyła e che lasciò un messaggio, l'ultimo messaggio che lasciò è il non abbiate paura. Sembra quasi che anche le piante in quel periodo
ripetessero attraverso questa vibrazione dell'A di non abbiate paura, se non lasciate di state a casa. Ecco, in, forse in preparazione ai tempi che sono arrivati, se pensiamo che siano così brutti o che arriveranno, perché pensa che ne possono arrivare ancora dei più brutti. Ecco, dopo questo ci sono stati altri passaggi, devo dire la verità. Dopo questo c'è stato un passaggio in cui le piante non suonavano più, non si riusciva più a farle suonare, suonavano male, proprio era come se avessero, non volessero più lasciare il loro messaggio, cioè proprio avessero così detto, ormai non serve più, quel che è stato, se avete recepito bene, altrimenti fate come volete. E ho fatto fatica in alcune conferenze, a parte quella volta lì di Bologna, e quella di Barcellona è stata molti anni prima, però anche a Venezia si faceva fatica. Qui stimolando la suona, però ecco, pensate a una situazione come è, senza stimolarla, per tutto il resto, blin, un suonettino così, proprio veramente, da fare veramente fatica. E altre volte invece, hanno suonato, che ci avete prima fatto appunto con questa modalità di modalità, di modi, eccetera, assistito a dei concerti e piatti che erano veramente incredibili, sembrava di sentire un concerto per organo a quattro mani di Bach. Se quando legge poi i due, lui ogni tanto fa la lettura del moto discendente e ascendente, cioè si sentono due, diciamo così, un po' la melodia e un po' l'accompagnamento, cioè si sentono i due passaggi, ma quando sono enfatizzati questi sono veramente spettacolari. Si vede che comunque era un musicista che la tocca. Suona veramente. Cioè voi avete davanti il led ad ogni pianta. Potete fare più piante lo attaccavate. No, è che in 12 anni avendo fatto 3 giri, abbiamo sentite a volontà, ecco, di situazioni. No, normalmente ne lasciamo un'aria perché si fa fatica a farla partire, si fa fatica a sentirla. E se ne attacca una. E anche perché non è detto che ci siano delle differenze, perciò uno vede la pianta così, vede l'altra pianta molto diversa, si aspetta la differenza, poi invece non c'è, dopo rimane così un po' disorientato. I momenti in cui suonava senza stimoli sono stati parecchi o quasi sempre. Ma normalmente suonano senza stimoli, cioè proprio suonano quelli all'aperto magari, sì, ma lo stesso sia all'aperto che al chiuso, sì. Cioè no, magari proviamo con un altro. Dopo però si fa fatica a farla ripartire, quindi forse il ciclamino, sì, c'è una primula. Se c'è la foglia grossa non si riesce a leggere, a fare la lettura della resistenza. Se avete domande fate pure, perché non avrei da raccontare a volontà. È più sottile di Credo di no perché sono state fatte delle ricerche su che musica influisce sulle piante. Ecco, non fidatevi troppo dei CD che ci sono in giro di musica per piante, perché è capitato che ne abbiamo trovato uno di CD che l'aveva composto dato una persona che conoscevamo. Allora vi ha telefonato e ha detto, ma in base a cosa fai questa cosa qui? E che lui doveva, sinceramente, io sono molto da pagare e devo vendere qualcosa, insomma, perciò io, poi non è detto che sia così questa cosa. Questa qui era un vivaio, forse anche dell'inferno, c'era sul lago che vendeva i decidi.
Ecco, la musica che fa molto bene le piante è la musica del sitar. Perché? Perché la musica del sitar ha una spettrografia che ricorda il cinguettio degli uccellini. Ha delle, diciamo, come frequenza è molto vicina al cinguettio degli uccellini del mattino, così. Ed è delle ricerche scientifiche che hanno proprio visto e assodato che il cinguettio degli uccellini aiutano le piante a germogliare, aiutano a crescere, eccetera. Perciò se c'è un buon CD di sitar suonato bene da qualcuno, qualche indiano che lo sa suonare bene, non fidatevi degli italiani che hanno i nomi da indiani, che... mi piace essere un po' polemico con la gente, anche perché, no, anche perché cioè, se uno, è giusto che uno sa far bene una cosa, la faccia, però deve esserci dietro una ricerca nella cosa, poi inventarti le cose, cioè uno non può comprare un sito per un sito, cambiarsi nome, chiamarsi con un indiano e automaticamente avere l'imprimato del suonatore di sita. Il sita deve suonare come tutti i sita, come i tamburi indiani, le tavole, eccetera. Ci sono delle scuole che lo fanno, ma c'è dietro una ricerca anche interiore, anche spirituale, su quegli strumenti lì. Per uno va a suonare una chitarra, sono miliardi di strumenti, però sono certi strumenti che occorre una predisposizione spirituale. Infatti si va a delle scuole dove il suonatore dice che è come dicevo prima, siccome i filosofi dell'antica Grecia non erano solo filosofi, quei maestri di certi strumenti non sono solo maestri, chi suona le tabla non è solo un tamburaio, ha dietro una ricerca spirituale, perché la tabla ha delle vibrazioni come si dice, che sono particolari. Oggi si tende un po' nella globalizzazione a fare di tutta l'erba un fascio, cioè ogni tamburo va bene, ogni strumento uguale, no, non è così, insomma, ci bisogna un attimino ritornare a ridimensionare un po' le cose. Prego. Tutto chiaro, tutto... Ci credete tutti? Non è così scontato, eh? Cioè... Sì. No, c'è la... ci sono, c'è poi se si percepisce bene, insomma, che c'è comunque, diciamo, una stragrande maggioranza di persone predisposte a certi, anche ti permetti di fare certi discorsi in certe situazioni. Siamo andati anche al Festival delle Scienze a Genova, dove c'erano gente molto addentro alle scienze, alla tecnologia, eccetera. Ecco, certi discorsi sulla spiritualità, su queste cose del genere, si accennano e poi si lasciano andare, perché non sarebbe anche un'intromissione nel loro essere, cioè loro non gliene frega niente, no? Però su chi mai sono dei praticanti di yoga, ad esempio, si può, no, parlare un po' di spiritualità, anche siamo in un momento dedicato a un parroco, che sono meno male, un po' di, si può lasciare andare anche sulla spiritualità, via. Scusi, un'altra domanda perché sono curiosa. Dunque adesso stimolandola noi sentiamo la musica. Perché stimolandola la linfa scorre in un altro modo? Sì. Perché la linfa scorre sempre. Sì, certo. Scorre in maniera più... Beh, più veloce, più, diciamo... Non so, ad esempio, è come uno che mentre fanno un massaggio stai bene, perché hai comunque delle, diciamo così, delle sensazioni, di sfioramenti, delle cose che uno è più felice, più rilassato, e probabilmente perché la circolazione è una circolazione diversa. Spesso io non sono esperto di massaggi, ma immagino che sia così, insomma. Questo è un po' la stessa cosa. E questo c'è il ritmo, eh? C'è la non è sempre uguale, cambia. Ah sì, certo. Non è un ritmo costante.
non è un ritmo costante, è proprio a seconda della situazione, non è un ritmo come... Sì, non ha una melodia ricorsiva. E diciamo che ha una... ecco, noi abbiamo fatto anche dei concerti con delle piante, e un paio, uno molto bello, voluto molto bene, soprattutto anche per l'ambientazione che c'era, il pubblico che c'era, insomma, era stato veramente interessante. E c'era una chitarra, un flauto, un contrabbasso e un violino. Ecco, ed erano la maggior parte di queste persone qui, erano dei jazzisti. E diciamo che il suonare, anche nell'altro concerto che abbiamo fatto, eccetera, il suonare è più facile suonarci con qualcuno che suona il jazz, perché comunque il jazz ti porta a suonare, quindi a improvvisare, a cambiare ritmo, chiamiamolo, ecco di jazz. Sì, la spoglia di più, non sono un musicista, ma un psicologo, perciò è... Ecco, dicevo prima che queste vibrazioni arrivano a noi attraverso vibrazioni ossee o vibrazioni di liquidi. Se stiamo in un bosco, in un campo, in un parco, e io non le sentiamo, quindi una cosa invece si può sentire. Ecco, non sempre è così, non per tutti è così, eh. Perché ad esempio gli animali le sentono. Noi è capitato di fare una cosa di questo tipo in una fattoria, c'era un sacco di persone che parlava, così. Quando abbiamo dato sul volume della macchina, cominciata la musica, era una pianta d'alto fusto, non ricordo cosa, dato sul volume della musica, a un certo punto delle persone che lì sono zittite, perché hanno percepito questo suono, questo qualcosa di diverso che c'era nell'aria. Gli animali che c'erano intorno, dei gatti, casa, erano in una fattoria, gli uccellini, del borgo, hanno continuato tranquillamente a fare quello che facevano prima, cioè non hanno percepito diversità di situazioni. Io credo che loro le percepiscono queste vibrazioni. E una ricerca di alcuni anni fa diceva che le api sono attirate dai fiori non solo dal colore, ma dalle vibrazioni. E perciò anche loro probabilmente come delle persone diciamo così di livello spirituale elevato. San Francesco, quando parlava del canto del creato, difficilmente credo si riferisse solo agli uccellini o al lupo o quell'altro. Probabilmente lui sentiva e percepiva tutta questa musica che c'era intorno a lui. Noi alcuni anni fa abbiamo fatto una registrazione dell'albero della Bodhi, che è l'albero attraverso il quale si è illuminato il Buddha, che un discepolo del Dalai Lama ce l'ha dato un getto, ce l'ha lì a Reggio Emilia. E ha fatto questa registrazione che lui l'ha regalata al Dalai Lama. A parte il fare la registrazione, che è stato difficilissimo, hanno dovuto mettersi veramente, non dico in uno stato meditativo, ma quasi, veramente in uno stato di pulizia mentale incredibile. Parte l'avvicinare avvicinare a questa pianta, la fotografia del Dalai Lama cambiava suono, è stata una cosa veramente incredibile quella registrazione. Lui ha dato questo CD al Dalai Lama quando l'ha incontrato e gli ha detto: guarda, grazie ai tuoi amici, ma è così, è vero, cioè io le percepisco queste vibrazioni, sono effettivamente queste vibrazioni che emettono le piante, eccetera. Ecco, noi abbiamo fatto sentire anche questa musica al nostro maestro, noi siamo discepoli di un maestro Sufi che abita a Cipro Nord, e anche lui ha confermato, anche lui le sente, anche lui ha detto che il canto di ringraziamento della natura per il creatore. Chiaro che questo ha senso nel discorso creazionista. Perciò o le prendiamo queste vibrazioni così, senza sentirle,
da tutti noi, se no se vogliamo sentirle o diventiamo delle bestie o diventiamo delle persone elevate spiritualmente. Insomma, rimanendo così possiamo solo percepire per vibrazione. Mantenendo la pianta in allenamento, io dico allenamento, cioè una stimolazione mai giornalmente, quindi il suo suono migliora, diciamo, col tempo. Sì, ma si sente già da sì, perché mi sembra dall'inizio adesso c'è dopo molto più caldo. Dando, una volta che quando facevamo tante uscite, avevamo delle piante che portavamo con noi, ciclamino d'inverno, il geranio d'estate, e ordinavano con noi perché suonavano in modo veramente particolare. Ci ordinavamo, sai, lì uscivamo tutti i fine settimana, a volte anche due volte a settimana, ci avevano modo, in casa attaccavamo la macchina, insomma. Sì, più suonano, più e più, diciamo così, più suonano meglio. Comunque un reciproco scambio, stavo pensando, nel senso tu dai qualcosa a lei e la pianta dà qualcosa a noi in un certo senso. Sì, beh, le piante danno sempre, perché vedo queste vibrazioni che fuoriescono, ci arrivano sempre. È chiaro che la pianta, percependo l'emozione positiva, suona bene, perciò dà delle vibrazioni positive. Chiaro, questo modo, questo scambio, perché chi ha il pollice verde tiene bene le piante, però vedi che normalmente gente sorridente, gente che sta bene, soprattutto quando si approccia a verde, gente che ha uno spirito sicuramente positivo, bello, ecco. Hanno fatto delle misurazioni con uno strumento, si chiama biotensor, che misura il rilascio di energia, di una quercia, prima che uno ci appoggiasse la schiena contro per una mezz'oretta, prima e dopo, e si è visto che rilasciava molta meno energia dopo che questa persona si era allontanata rispetto a prima. Questo vuol dire che comunque ha rilasciato energia a questa persona. Canto sono dato in un botto, dato mezz'ora, già alla pianta, per dire, è abbastanza così capibile che si sta bene, tanto uno lo faccia una volta e vede subito quanto. È che purtroppo il nostro correre un'altra cosa piano, questi LED suonano, questo suono è ricavato solo dalla pianta o si può anche sentire, cioè se quello colleghiamo a un essere umano, un animale o... Dunque, l'essere umano, la macchina è tarata sulla densità della linfa, perciò si sente solo se è attaccata alla pianta, perché il sangue umano è più liquido della linfa, perciò farebbe una lettura fuori scala che non si muove. Ecco, però c'è un'altra particolarità, che l'essere umano non emette una modulazione di resistenza, ma una vibrazione non univoca, ma quasi, perché se guardiamo un elettrocardiogramma non è piatto, insomma, sarebbe morto, ma comunque c'ha pochissime variazioni. Questo è stato fatto anni fa, fecero una ricerca di questo tipo, un gruppo musicale, parliamo di più di 40 anni fa, perciò non so fino a che con molti di voi non c'è scuro, che erano gli Area, non so se qualcuno, forse anche, non dico qualcuno vecchio, perché mi sembra vecchio, sono degli appassionati che sono li conoscono, è uno dei Metro Stratos come cantante, eccetera. Ecco, lì c'era un elettronico che era il chitarrista, mi sembra Toffani,
che costruì uno strumento tipo questo e loro nei loro concerti facevano delle catene umane e mettevano un elettrodo, diciamo così, un ciappettino all'inizio e uno alla fine, e facevano entrare ed uscire delle persone in modo da alzare o abbassare questo tono, questa vibrazione che veniva registrata. Loro volevano raggiungere, che è sempre stata la mania di Stratton, di raggiungere gli ipertoni, cioè di andare oltre quello che è la barriera dell'udito. Ecco, tant'è vero che poi lui morì per un tumore alla colonna vertebrale e sai, dopo anni si è capito il male che possono fare le vibrazioni. E lui nella sua ricerca probabilmente è andato attorno a delle vibrazioni che l'hanno comune. Per questo che bisogna stare attenti, andare a fare anche la musicoterapia da quelle persone che hanno un tamburo, che mettono un tamburo in testa, cui ci battono in cima e li guariscono. Non lo so se quelle vibrazioni lì, se qualcuno che ha studiato le vibrazioni può anche effettivamente creare delle vibrazioni positive che facciano bene, ma se uno semplicemente che ha fatto un ex infermiere che ha fatto un corso di tamburi e fa della musicoterapia, non lo so, stiamo attenti a mettere la testa sotto, che ce ne sono, quella gente lì purtroppo. Alcuni anni fa abbiamo fatto un concerto in un bosco, un amico suonava lo djembé, ha fatto molta fatica a portare la pianta a suonare questo ritmo. Dopo alla fine c'è riuscito, gli andava dietro, eccetera. E ecco, lui nel concerto andava dietro così, dopo una settimana noi abbiamo attaccato la macchina per un altro concerto, un'altra pianta, diversissimo, cioè, e a 6-7 km di distanza, come abbiamo attaccato la macchina, la pianta faceva il ritmo che era stato insegnato a quella pianta, all'altra pianta, all'altro bosco, una settimana prima. C'è cioè, proprio un collegamento tra le piante, e questo si vede anche, non so, ci raccontava un'altra volta che siamo usciti, ho fatto l'uscita, che in una situazione aveva comprato un terreno dove era in culto, c'erano nate molte piante, eccetera. Lui ha cominciato a disboscare, però dice guarda, non è che abbia fatto tanta fatica, perché le piante stesse si sono lasciate morire nei punti giusti in modo da poter avere più spazio, più vivere meglio, eccetera. E deve stare lì, c'era proprio questo concetto di piantitudine, di insieme di tutto quello che è. Normalmente sì. È sempre musica di piante, cioè come io faccio pure esempio di dire, cioè se ascoltiamo della musica cinese, della musica cinese del nord, della musica cinese del sud, per noi è sempre musica cinese, perché più o meno un etnomusicologo che è esperto di musica cinese sa riconoscere la musica cinese del nord e la musica cinese del sud. Ecco, allora ecco che poi sono certe differenze tra piani altri che sono macroscopiche e perciò si percepiscono bene, però a volte sono molto simili, ecco, sono. E poi dopo c'è l'entrare in risonanza con una piana. Noi una volta abbiamo fatto suonare una sequoia che chissà come è riuscita una persona che è andata anche a nostra amica, è andata varie volte da lei a Bologna, un centro di Bologna, e a questa sequoia in giardino mi ha fatto suonare, vabbè, a parte la difficoltà perché c'erano gli aghetti, insomma, per suonare, facevo un certo tipo di musica e così, parlando, sperimentando, eccetera, abbiamo attaccato l'erba che c'era sotto la sequoia, faceva esattamente la stessa musica che faceva la sequoia. Da un filo d'erba, una sequoia, cioè passa di differenza. Però è che le vibrazioni della sequoia chiaramente erano predominanti rispetto a quelle delle erbette che c'era sotto, e anche il giro linfatico dell'erbetta era andato in risonanza della. Iniziata.
c'è le foglie un po' spesse, fatica a leggere, però sono così forse. Normalmente le piante in fiore suonano meglio, tra virgolette, che non le piante. Sentiamo una scala di valori, sono le piante aromatiche che suonano in modo incredibile. Qui le piante fiorite, per quello che non danno in giro, ciclamino, geranio. E poi dopo ci sono tutte le altre piante verdi. Questo suona anche senza stile. Sì, sì, è abbastanza diversa rispetto a quella qui, che sono più pieni, più. Tu hai questa pianta? Contenta di te. Sei promossa, un amore a prima vista, perché è già 3 giorni qua. Allora è per quella. Non è capitato una volta da eravamo in una fiera, l'ho chiamato, eravamo vicino a un vivaista, allora quella ragazza della fiera ci ha detto: andate lì dal mio visto, prendete quello che volete, insomma, tanto ho detto che vi dà quello che volete. Noi l'abbiamo preso e avevano tutte quelle che provavamo, avevano dei suoni stressati, come impazziti. E a un certo punto ci è venuto l'intuizione di dire: ma proviamo a comprarne una, cioè, ad essere proprietari. Noi siamo andati là a comprare, avevi visto, una pianta, una piantina, presa, attaccata, suonava divinamente. Cioè le piante, specialmente le piante in vaso, le piante fusto no, ma le piante in vaso hanno bisogno di un qualcuno, se non hanno un padrone, tra virgolette, è uno stress incredibile, perché comunque se non gli dai da bere, se non la annaffi, se non la curi, la pianta muore, perciò hanno bisogno di un qualcuno, ancora di più degli animali, pensate, gli animali, se magari un canile, un gattile, insomma, rispetto all'animale domestico, tutta un'altra cosa. Ecco, le piante ancora di più, le piante sono, le piante in vaso assolutamente non autonome, cosa che una pianta in un parco, vabbè, non trova l'acqua, va un po' più in profondità, si sposta, radice, eccetera. Cos'è per quella, guarda, vorrei che ti ringrazio perché l'hai comprata. Noi uomini per lo più produciamo delle musiche che hanno dentro una ritmica molto più violenta, dovuto al fatto che siamo degli esseri più tormentati dalle piante, secondo me. Ma cioè, in che senso produciamo una musica, una ritmica violenta? Non necessariamente, sono anche tipi di musiche prodotte dall'uomo che possono essere considerate. Sì, ma no, ma c'è di tutto. Sì, però normalmente anche la classica, del pop, rock, eccetera, del blues, sono musiche in cui, insomma, la pulsazione, la vibrazione cardiaca è fortissima, no? Quasi non riusciamo a concepirle musiche senza questo aspetto. Che musica ascolti? Che musica ascolti? No, c'è di tutto, dai, c'è di tutto, c'è di tutto. Ascolti la musica house, ad esempio, non c'è niente di cardio, c'è la musica diciamo così new age, musica house, musica così, c'è musica comunque, ma anche nella musica classica, dai, la musica classica, chiaro che se uno ascolta un concerto con le orchestre, c'è uno schieramento di timpani incredibile, chiaro, se uno ascolta le musiche, non so, le musiche dei compositori nordici, ad esempio, sono musiche sicuramente non molto, molto, sì, più c'è l'una e l'altra, probabilmente dovuta anche al compositore, al momento che è. E poi sì, che noi siamo più, diciamo, più frenetici, è indubbio. Diciamo che nell'ultimo secolo almeno la pressione che prevale. Ah beh, sì, la musica.
perché la musica moderna, assoluto, certo, sono tante culture dove certo. Magari questo tipo di musica prevalente, non lo so, a occhio mi sembra che non ci fai mai ganno. Sì, la musica, sì, anche la musica classica moderna. Una volta ho ascoltato un concerto di un ragazzo dove c'era uno del quartetto, era un quartetto d'archi, e dove non mi ricordo se era uno un violinista, con l'archetto faceva un suono ritmico, però su toc. Ma alla fine hanno spiegato che questo concerto l'avevano scritto diciamo così, per commemorare un violista morto, e questo suono era il suono del martello che picchiava i chiodi sulla cassa del violista morto. In questo caso non è certo musica di questo tipo, però è musica contemporanea che ricerca queste, sia se uno ascolta dell'hard rock piuttosto che dell'underground, del metal, eccetera, sì, è tutta però sicuro quel discorso proprio sul messaggio rispetto a tutti i tipi di musica, quindi come diceva lui, comunque sia la differenza è proprio in questa nota di fondo, dico, no? Che è quella che ci porta a una calma, perché spesso anche la musica, quella melodica, quella non ha questa non è suonata in quella sicuramente una differenza c'è, cioè, anche con ritmi non per forza violenti, però è una cosa diversa. Ah, indubbiamente, sai, le vibrazioni, come dicevo appunto prima, cioè le vibrazioni si muovono e a volte veramente non ci si rende conto di quanto male possono fare le vibrazioni. Ma voi, cioè, tutta la polemica delle stragi del sabato sera, del venerdì sera, eccetera, è vero che c'entra il bere, ma c'entra anche la musica rimbombante che viene ascoltata fino alle 3, alle 4 di notte, nelle discoteche, forse in certe, che qui intanto non ci vado più. Sono andato una volta in un bar, no? La pasticceria. La pasticceria ha mangiato pasta, da far colazione, e c'era la barista che era incinta, anche abbastanza avanti, e si lamentava del pargolo che dentro la calciava continuamente. E su questo bar c'era la musica techno a buco, io ho detto, ma per forza ti calcia, che lo senti che musica ti fai ascoltare, cioè, ma dentro lui è immerso nel liquido amniotico, ma gli arrivano, nel bar della voce della madre che gli arriva, eccetera, ma gli arrivano le vibrazioni esterne. Cioè, sto povero bimbo che non è neanche nato, lo bombardico della techno, ma che come minimo ti calcia. Ma guardato, forse non ha neanche capito. Ci penserà quel suo figlio da lì. La musica clásica, siempre la música en la interpretación de nuestra testa, nuestro pensamiento. Si hay malaptías, se interpreta la música de una manera, si de una otra manera. Siempre, porque la testa está vicina a la testa. Para mí la diferencia es esto, pero siempre una opinión personal. Siempre. Es de vibración. La música siempre porta pensiero y testa. Siempre. Ma che corpo, anzi. Io parlo di una opinione personale. Tutti siamo indici e la nostra testa è rivolta al ricordo, è rivolta alla simpatia.
Avete provato anche con tutti i vari tipi di impianti, cioè generi? Tantissimi. Nel sito c'è l'esempio di vari, di tante piante. Nel sito ce ne sarà 50-60. Tutte le piante grasse. Beh, le piante grasse si fa fatica a rilevare perché non sai dove attaccarle, perché la foglia. Guarda, la pianta grassa mi ha fatto suonare un cactus e non credo sia stata l'unica volta. Eravamo a una trasmissione radiofonica, e l'altro lato, mi sembra che si intitolasse, che c'era fino a qualche anno fa, certo tantino, la RAI, eravamo a Milano con Rosempioni. E allora per un certo punto della trasmissione, così sono detto, guarda, proviamo ad attaccare un cactus che è sulla scrivania di Cirri, uno dei conduttori di Caterpillar, che è una trasmissione famosa della radio, insomma. E ora sono andati a prendere questo cactus, abbiamo attaccato gli addetti, suonava bene, come se, stranamente, come se non fosse neanche una pianta grassa, ecco. Guarda, è un mondo, ti dico, che abbiamo avuto delle esperienze le più disparate. Normalmente, infatti, quando dico sempre che parlo, normalmente dico è così, perché non esiste una regola certa, perlomeno. Diciamo che bisognerebbe fare sperimentazione, allora riesci ad avere forse anche qualche cosa, qualche certezza, ma noi abbiamo fatto suonare anche dei bonsai, voi siete voi, no? Dei bonsaisti. Ecco, in Svizzera a una fiera, la fiera del Ticino, Tisana, mi sa che si chiamava il Sano del Ticino. E c'era un bonito che altro là era molto famoso, lo ricordo, si chiamava Enzo Ferrari, perché ovviamente si chiamava come Enzo Ferrari, quello della Ferrari, no, mi è rimasto il suo nome, insomma. E aveva dei bonsai veramente straordinari, e di proprio lui li faceva con l'amore, proprio quello che è il vero bonsaista, cioè le piante suonavano, il bonsai di quercia suonava come la quercia d'alto fusto, identica, dello stesso preciso modo. Ed era incredibile come se ogni tanto lui ce ne aveva dato uno lì da provare, lui quello lì di della quercia, da provare, lui ogni tanto veniva a trovare, come si avvicinava, la pianta riconosceva, suonava, era felicissima, cioè era perché poi chissà quante volte l'avranno detto, insomma, si tende ad accomunare il bonsai con il piedino della geisha arrotolato nella gada per renderlo picco, cioè come una bruttura, invece non è assolutamente così, cioè, le brutture possono essere quei rami mezzi secchi che vendono nelle fiere, che li spazzano per bonsai, ma il bonsai è comunque un'arte dove c'è una comunanza. Poi vabbè, glielo dico per quello che penso io, ma immagino che voi lo sappiate bene, insomma. E noi quella volta lì non l'ha mai fatto suonare, l'abbiamo provato questo Ferrari qui, e siamo rimasti, insomma, stupiti, non più di tanto, ma insomma, vedi che certi stereotipi che ci sono sul bonsai, eccetera, non valgono assolutamente niente. Sentiamo un po' di verso. Thank you.